Solo in Gesù troviamo ristoro. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buongiorno, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, che è Matteo 11, 25, 30. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Amen. Carissimi, oggi in questo capitolo undicesimo di Matteo troviamo una pagina del Vangelo dove Gesù vuole portare speranza, consolazione, conforto, ma soprattutto un nuovo incoraggiamento ad andare avanti. E ci chiama piccoli. È un bellissimo attributo che ci dona, non come inferiorità, ma piccoli perché noi siamo aperti alla sua grandezza. Gesù ha detto che il Padre ha rivelato il suo regno, rivelato il suo Figlio, rivelato il proprio amore ai piccoli. Potremmo anche dire con un'altra categoria evangelica del Vangelo di Luca, ai poveri di Yahweh, a coloro che hanno un cuore disponibile, un cuore che è ben predisposto a ricevere l'annuncio da parte di Gesù stesso. I piccoli siamo noi, fratelli e sorelle. I piccoli siamo noi che abbiamo deciso quotidianamente di metterci in ascolto della parola di Dio. Io voglio essere piccolo nel regno dei cieli, cioè disponibile ad essere riempito da colui che è grande. E cosa mi dice oggi Gesù? Che mi può rivelare il volto del Padre, perché soltanto il Figlio lo conosce. E il Padre stesso invece vuole rivelare a me il volto del Figlio, perché il Padre lo conosce. Vedete quale meraviglia noi cristiani possiamo vivere quotidianamente, invocando lo Spirito Santo. Sperimentare l'amore del Padre che supera ogni mio problema e mi riempie, e sperimentare l'amore del Figlio che ha dato se stesso per me. E oggi il Figlio Gesù mi dice: Luca, ti senti stanco, ti senti oppresso, ti senti sovraccaricato di attività, di lavoro, debole nel corpo, io vengo a te. Oggi il Signore dice: preparati al mio passaggio, preparati al mio tocco, preparati a ricevere la mia benedizione. Proprio perché sei stanco, proprio perché sei oppresso, io ti darò ristoro. Quante volte umanamente noi pensiamo: ma io non sto ancora bene, ho delle situazioni da risolvere, poi andrò da Dio, poi mi sistemerò anche con la mia fede, con la religione, diciamo. Ma in realtà è totalmente l'opposto. In realtà noi, proprio perché siamo oppressi, perché siamo scoraggiati, perché ci sentiamo affaticati, dobbiamo andare da Dio, perché è Lui la nostra forza, è Lui la nostra guarigione, è in Dio che troviamo liberazione, fratelli e sorelle.
il Salmo bene dice: solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza, la mia speranza, la mia forza. E Gesù lo dice: vieni a me, caro fratello, cara sorella, vieni a me, tu che ti senti stanco oggi, tu che non sai come andare avanti, tu che non vedi la luce nella tua vita, che vedi le tenebre, che sperimenti il buio, vieni a me e io metterò luce davanti ai tuoi occhi, sul tuo sentiero, io verrò a te e prendi il mio giogo, dice il Signore, perché il mio giogo, il mio peso, contrariamente a quanto potremmo pensare, è leggero. Attenzione a quelle spiritualità dove dice, o dove si dice, che se segui Gesù devi caricarti della sua croce, della sua croce, prenderla ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, e appesantirti delle sue sofferenze. Ma è totalmente l'opposto, è Gesù che ha preso i tuoi pesi, ha preso le tue sofferenze, le tue malattie, è Lui che si è caricato dei tuoi affanni, dei miei affanni. Ecco perché dice Gesù: se tu prendi il mio giogo, se tu prendi il mio peso, sarà leggero, troverai ristoro. Allora vi invito, fratelli e sorelle, oggi a entrare in questo brano del Vangelo, nelle parole di Gesù di oggi. Entriamo con tutto noi stessi, con i nostri pesi, con i nostri affanni, le nostre difficoltà, e invochiamo lo Spirito Santo che ci fa sentire che solo in Gesù troviamo ristoro. E gli diciamo: vieni Spirito Santo, entra nel mio cuore, entra nella mia casa, entra nella mia vita, entra nel mio corpo, Spirito Santo, donami nuovo vigore, donami salute mentale, psichica, salute fisica. Spirito Santo, io voglio seguire Gesù, voglio andare da Lui oggi per ricevere ristoro. E grazie Spirito Santo perché Tu sei il mio consolatore. Io Ti invoco, vieni in mezzo a noi. A Te Gesù l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo, confessiamo lo slogan di oggi: solo in Gesù troviamo ristoro. Questo è ciò che conta oggi, fidarci di Lui, fidarci di Dio e proclamarlo a coloro che oggi incontreremo al lavoro, per strada e nella nostra casa. Amen. Carissimi amici, grazie per il vostro sostegno nelle preghiere. Sapete che anche noi, nelle varie missioni e evangelizzazioni che facciamo, vi ricordiamo sempre nei vostri commenti, in quello che voi ci presentate. Grazie davvero, la nostra intercessione sale ogni giorno a Dio per le vostre richieste. E se volete aiutarci anche sostenendo questi video del Vangelo, l'attrezzatura tecnica e anche il tempo che noi vogliamo sempre più offrire per voi, potete offrire un caffè per il Vangelo nel link in descrizione oppure sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi amici, vi invitiamo al corso Preghiera Personale, un corso della nostra comunità dove vogliamo insegnarvi come stare alla presenza di Dio attraverso la Bibbia, il Vangelo, la Sua parola e sperimentare benefici, benedizioni per ciascuno di noi. Vi aspettiamo domenica 8 ottobre a Torino e domenica 5 novembre a Strona. Non mancare, iscriviti per fare questa meravigliosa esperienza.